chilometri a piedi per cercare di andare a suonare in un posto, quando arrivava là non c'era la possibilità di, non mangiavano, non bevevano gratis, non guadagnavano due soldi e venivano a casa dispiaciute, perché i suonatori vengono a casa con le pive messe. Allora, poi abbiamo questo che è un po' simile alla piva, il baguette bergamasco. Anche questo è uno strumento, una cornamusa dell'Italia settentrionale. Questo invece è una cornamusa dell'Italia meridionale che è la zampogna. La zampogna, La zampogna non ce n'è una sola, ce ne sono tante. Questa qui è una zampogna 25 con chiave e viene dal Molise, è una molisana 25 pollici con chiave. Qui è molto legata ancora alla tradizione natalizia. Natalizia, infatti. È sempre chiave di do anche questa. Questo è in sol. Il segreto delle cornamuse sono le ance, che come vedete sono quelle lì. Quelle lì. Sono dei fischietti che praticamente servono. E questi, adesso questo è in plastica, però io li faccio, vedete, anche con la canna. Proprio taglio la canna, se io allungo il suono, nel senso che lo allungo dentro un tubo, più allungo il tubo e più si abbassa il suono. Noi dobbiamo pensare ad esempio ai cori alpini, quelli lunghi, che fanno il suono. Abbiamo visto, no? Quelli del Trentino. Allora, questo sentiamo come fa, vedi? Il suono suo è questo. Quando lo metto dentro il bordone, diventa questo. La canna del canto è praticamente un piffero, vedete? Sì. Anche qui noi abbiamo l'ancia, che sarebbe questa qua, che si può fare di canna, facciamo di plastica perché durano di più. Però quando io lo metto dentro e chiudo tutti fuori, la cornamusa è una famiglia di strumenti. Appena diciamo cornamusa, subito pensiamo alla Scozia. In realtà sono stati gli antichi romani che hanno portato l'utriculus. Gli antichi romani, quando sono andati su, erano una potenza e gli scozzesi erano dei pastori. Cioè vivevano dentro delle capanne. Gli antichi romani avevano invece già i templi. La cornamusa nasce in Oriente da una serie di canne che venivano, tipo due canne che venivano messe in bocca e usavano per dare il suono continuo, non il suono staccato, che pi 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 è facile, è il suono continuo quello che hanno sempre cercato i suonatori. Per dare il suono continuo usavano le cavità orali. Noi dobbiamo pensare che abbiamo ancora in Sardegna le launeddas, che sono la testimonianza più antica di questi strumenti. Si mettono 5 canne in bocca e suonano con la cavità orale. 5 canne riescono a suonare. Bordoni e 2 canne del canto. I più bravi 5, normalmente 3, 4. Io sono qui a vostra disposizione. Grazie. Per farvi provare le cornamuse, se volete. Io volentieri. Vai, fra, lanciati. Cominciamo con questa che è più facile, che non ha bordoni, non ha cose di questo genere. Questa la metti tra i denti e poi chiudi. Adesso soffia, forte. Soffia, soffia, forte, forte, forte. Devi gonfiarla tutta. Soffia, 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 soffia. Dai pressione. Pressione, 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 pressione. Ma non ce n'è più. All'inizio. Ma che tecnica, fra. Madonna. Bene. Tu i bordoni va via molta più aria. Ah, sì. Però è una tecnica, perché all'inizio si fa una gran fatica che sembra quasi impossibile riuscire a suonare, ma dopo viene.
strano. Siamo diventati tipo linea verde. Lo vogliamo dopo, eh? Va bene.